La paura del fallimento è una paura che è sempre in agguato quando iniziamo a fare qualcosa di nuovo, come imparare a parlare una nuova lingua. E proprio per questo è la paura regina per eccellenza. In realtà c'è un modo molto semplice per superare questa paura in una maniera veramente definitiva, ma che va poi ad impattare su molti altri aspetti della nostra vita, non solo l'aspetto legato all'apprendimento della lingua inglese. Il fronteggiare la paura, in primis rendendosi conto che abbiamo questa paura, benissimo, ne prendo atto e lo ammetto, e in secondo luogo andare a veramente analizzare quelli che possono essere gli scenari qualora questa paura si concretizzasse, poi alla fine ci rendiamo conto che in realtà non succede niente. Ok, magari non riesco a sostenere un colloquio entro i primi 15 giorni dalla mia partecipazione al programma. Che cosa succede? Che semplicemente dovrò magari attendere un'altra settimana per sentirmi al punto di preparazione tale per cui ho deciso di intraprendere questo percorso. Quindi in realtà molte volte non succede nulla, la paura sta nella nostra testa. Nel momento in cui la andiamo a riportare nel mondo reale e la affrontiamo, ci rendiamo conto che poi è molto più piccola di quanto sembrasse all'interno della nostra testa.